da qualche anno a questa parte si va sempre più diffondendo e consolidando, e non solo in Italia, la tendenza ad un inquietante riflusso culturale su posizioni e linee più o meno scopertamente irrazionalistiche. A tal proposito, il celebre pensiero di Francisco Goya, "Il sonno della ragione genera mostri", è ancora valido per lei? Ah sì, è ancora valido, certo. Questo riflusso verso l'irrazionale, io naturalmente non posso accettarlo e tantomeno approvarlo. Io credo che la salvezza sia sempre nella ragione. Qual è, secondo lei, il ruolo dell'intellettuale nella società di oggi? Quali dovrebbero essere i rapporti dell'intellettuale, appunto, con il potere, con il palazzo, con i palazzi, per dirla con Pasolini? Io direi che il ruolo, così genericamente parlando, dell'intellettuale è sempre quello di stare all'opposizione. Comunque non assegnerei all'intellettuale ruoli particolari, ecco, perché sennò saremmo a forme di fascismo, di stalinismo. L'intellettuale faccia quello che vuole, insomma. A un certo punto si scoprirà che facendo quello che vuole, è stato più impegnato di colui che predispone il suo impegno. È stato scritto che l'unico mito da lei proposto è il mito della maturità, l'energia al servizio della ragione. È d'accordo con questo giudizio? Sì, potrei anche essere d'accordo. Sì, veda, uno scrive poi. I giudizi spettano agli altri e allora bisogna lasciare anche agli altri la libertà del consenso, del dissenso, delle definizioni e così via. Uno scrittore non dovrebbe mai intervenire a correggere interpretazioni. Sta conducendo un'interessante rivisitazione, l'ho messo fra virgolette, di intellettuali del Novecento, ingiustamente trascurati o caduti troppo presto nel dimenticatoio, anche un'opera di valorizzazione, non necessariamente sottovalutati. Pensa a Giuseppe Antonio Borgese o al filosofo Giuseppe Renzi, che se non ricordo male fu uno dei pochi che rifiutò il fascismo, materialmente uscendone dall'università. Su quali altri autori punta ora la sua attenzione? Ma il mio primo tentativo di rivalutazione è stato quello per Savinio, che mi pare sia pienamente riuscito. Borgese non va poi tanto male, ecco. E i suoi libri anche ora cominciano ad essere conosciuti in Francia. Insomma, c'è un certo ritorno al Borgese narratore però. Io vorrei che questo ritorno fosse anche al Borgese critico e soprattutto al Borgese autore di un libro sul fascismo che io ritengo veramente impareggiabile. Poi c'è Maria Messina che ho tentato di tirare fuori. Insomma, mi interessano sempre questi scrittori ingiustamente dimenticati. E nonostante la sua fama, nonostante nessuno ne ignori il nome, uno scrittore poco letto è Vitaliano Brancati, ecco, e io mi dedicherò prossimamente a Brancati per una edizione Bonpiani di tutte le opere. Mi scusi, a proposito anche di scrittori un po' dimenticati, ancora vivente, Angelo Fiore, che poi mi pare vive anche a Palermo. Sì. Angelo Fiore è pure uno scrittore molto trascurato. Io altra volta ero di commissione al premio Savarese, mi sono battuto assieme ad altri per fargli assegnare il premio, però è uno scrittore a quanto pare di difficile lettura. Molti si sentono come oppressi dalla lettura di Fiore, ecco. Ed è un po' quello che è capitato a Maria Messina per La casa nel vicolo. Mentre i primi racconti sono stati accolti con molto favore, il secondo libro era un po' cupo, un po' duro, ecco. E così credo sia per Angelo Fiore. Mi pare che ci sia un quadrilatero
anche Kafka, Musil. Lei è stato anni fa in rapporti con Van Nantò e Pugliatti. Nel carteggio di Van Nantò e quella lettera che le ho citato, ma evidentemente forse sono io un po' fuori strada, pensavo che questa sua lettera riguardasse la querela scoppiata tra Pasolini e Van Nantò per la celebre leggenda popolare siciliana del XVI secolo, la baronessa di Carini. E se lei ricorda qualcosa di questi episodi in particolare, bene, ma altrimenti un ricordo di Van Nantò. Guardi, questa mia lettera a Van Nantò è del 55 e non ricordo esattamente a proposito di che. Comunque io ho voluto molto bene a Van Nantò, è stata una persona straordinaria proprio. Era poeta in tutto. Io ricordo una circolare che fece come provveditore di Ragusa, che è una piccola cosa di poesia, ecco. Era sempre così Van Nantò, i miei incontri con lui sono stati particolarmente felici, devo dire. Io conservo ancora religiosamente tutti i suoi opuscoli con le dediche e qualche volta leggo queste sue cose, anche le poesie. Io ho conosciuto Van Nantò attraverso un mio preside del Magistrale, che era amico di Van Nantò e mi mise in contatto con lui. Abbiamo cominciato a scriverci quando Pasolini fece l'antologia della poesia dialettale italiana e a me affidò il reperimento di materiale siciliano, no? E in quell'antologia i poeti siciliani rappresentati sono tre, anche se nella prefazione parla di altri. Sono Van Nantò, Francesco Guglielmino e Alessio Di Giovanni. Scelta molto rigorosa, ma direi esatta. Mi risulta che conobbe anche Salvatore Pugliatti. Ogni tanto veniva a Messina alla libreria dell'Ospe, che era un cenacolo di cultura. Cosa ricorda di Pugliatti, di cui ricorda il decennale della scomparsa quest'anno? Con Pugliatti ho avuto uno o due incontri fuggevoli. Uno ricordo alla mostra di Antonello da Messina, mi pare nel 1953, in cui c'era anche la pira. Sì, ma non è stato un incontro colloquiale così. Ultima, due domande. Secondo lei la Sicilia oggi vive una stagione tra le più fervide nell'ambito della letteratura nazionale? Crede che l'insularità, fra virgolette, sia un elemento caratteristico della letteratura siciliana? Sì, certo, l'insularità è un fatto. Gli uomini che vivono sulle isole sono un po' diversi di quelli che vivono, come diceva il mio amico Zancanaro, in terraferma. Tono, sì. Sì, è un carattere. La Sicilia ha avuto una stagione, direi, che non accenna a finire. Dall'unità ad oggi la letteratura italiana è in gran parte siciliana. Quale potrà essere, a suo giudizio, il destino del dialetto siciliano dopo la diffusa scolarizzazione e i sommovimenti etnico-sociali che hanno profondamente trasformato il nostro paese negli ultimi 50 anni? Il dialetto tende a scomparire, su questo non c'è dubbio, ma d'altra parte voler conservare quello che deve morire è un'operazione un po' necrofila, ecco. Quindi se il dialetto deve morire, lasciamolo morire, vuol dire che sarà studiato nelle università, conosciuto da pochi, insomma, però insorgeranno altri dialetti, altre forme di dialetto. A cosa sto lavorando, professore? Ma attualmente lavoro su Pirandello, sto facendo un piccolo dizionario pirandelliano. Grazie, la ringrazio sinceramente di cuore.